La biologia non confligge con nulla, tantomeno con noi, anzi, i processi che attiva sono processi che ci danno la possibilità di sentire, di capire quello che in quel momento lì è successo con queste attivazioni. A questo mi ricollego perché è molto importante anche il significato delle parole che sono portatrici di una loro etimologia, ma soprattutto anche di una loro vibrazione, di una loro energia, perché biologia deriva dal greco bios, che significa vita, e logos, che significa studio, per cui studio della vita. Se pensate anche semplicemente a questo, le cinque leggi biologiche ci consentono esattamente questo, cioè ci permettono di studiare la vita, ma non la vita in generale, proprio la nostra esistenza, quindi quello che noi sentiamo, come lo sentiamo, come stiamo all'interno di una situazione che quella sì può essere conflittuale all'interno di una relazione, come rispondiamo a quello che è l'ambiente esterno. Quindi appunto questa precisazione che hai fatto è molto importante perché altrimenti ce la portiamo un po' dietro e diventa poi consuetudine pensare che accada qualcosa nel nostro corpo contro noi stessi. In realtà è esattamente il contrario, no? Spesso i pazienti mi dicono, ma alla fine il sintomo che cosa mi fa vedere? Il sintomo ti permette semplicemente di avvicinarti a quello che sei, che a volte è molto diverso da quello che tu hai pensato di essere. Quindi a togliere quelli che sono i veli, le maschere che chiaramente ognuno di noi ha, perché siamo frutto di processi di identificazione innumerevoli da questo punto di vista, no? E invece, se noi abbiamo questa conoscenza, abbiamo la possibilità di togliere i veli e di dire io sono questo, sento Quindi questo. vorrebbe dire che qualsiasi malattia che noi abbiamo arriva da un'emozione, per cercare di capirci, per Sì, è sintetizzare. frutto, esatto, è frutto proprio di una o anche più attivazioni, perché poi la cosa, diciamo, più bella, anche più affascinante, è che ogni sintomo è la risultante, io spesso uso questo esempio, no? Proprio di un'orchestra. Nell'orchestra ci sono questi strumenti musicali, una è l'area cerebrale che dirige quell'organo specifico e il direttore di orchestra, cioè colui che dà il via a questa attivazione, è quello che noi sentiamo, cioè quella che poi si definisce sentito emotivo biologico.